ringrazio, mi è sembrato molto interessante questa presentazione del caso di San Paolo, che sono i temi dove si finisce quando si tratta correttamente la materia dei rifiuti e dell'ecologia. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Piacere parlare tra vecchi amici, a parlare. Ci siamo dati scusa 20 minuti, sì, sì. Perché abbiamo certo, fatto, sì, ma, ecco, ma bastano, oddio, bastano. Questo è un tema sul quale ci si può ampiamente perdere, ma devo dire, dopo quello che poi è stato detto sul Brasile da Catteschi, torniamo coi piedi per terra, torniamo a quella che è stata per me una piaga costante del mio mandato parlamentare. Dico questo, io non ero un esperto e non sono un esperto di discariche e di direttive ambientali sui rifiuti. Quando mi sono presentato all'elezione nel 2009 avevo portato avanti altri temi che poi si sono anche realizzati nell'attività parlamentare, come la loro progettazione. Parlava tanto in quei mesi di campagna elettorale, se ne è parlato tanto poi dopo i 5 mesi di mandato, e altre, commercio, cooperazione, politica estera, quindi c'è. Non avevo di fatto, credo, mai sentito evocare il tema rifiuti durante la campagna elettorale dell'Europea nel 2009 e nemmeno nell'ultimo del 2014. Però niente come l'impegno sui rifiuti ha dovuto caratterizzare l'attività mia e di altri colleghi al Parlamento europeo. Cioè, la prima cosa che mi ha colpito è la discrepanza che c'è tra un tema esplosivo, complicato, che riguarda la vita quotidiana di tante persone, come quello dei rifiuti, da una parte, e poi il discorso pubblico, quello che passa sui giornali o che passa nel dibattito politico, campagna elettorale, dall'altra parte. Una discrepanza abbastanza complicata. E ci troviamo subito di fronte, come dire, a tre elementi, che sono tre situazioni per molti aspetti a compartimento stagno e che il politico, o che noi, dobbiamo mettere insieme. La situazione sul territorio, il diritto europeo e la cittadinanza. La situazione sul territorio, beh, qui la conosciamo tutti, credo che non debba insistere più di tanto. Comunque, la grotta, considerata da molti la discarica più grande di Europa, 204 ettari, oltre 5.000 tonnellate di rifiuti trattate ogni giorno, una discarica alle porte di casa sostanzialmente, in un contesto regionale, romano e regionale, altrettanto disastrato, cioè non era l'eccezione. Perché poi quando uno andava a vedere Borgo Montello, la Valle di Sacco, gli altri siti che a un certo punto sono stati individuati, l'impianto di Ama Salaria, no? Vede una situazione sostanzialmente di illegalità costante, rispetto alla quale la politica, il palazzo, aveva o ha un comportamento poco chiaro, un po' bizzarro, omertoso, diciamo pure. Sempre ognuno di questi siti è sempre stato trattato con un certo imbarazzo. E non soltanto la politica, ma anche le stesse autorità. Io ho avuto modo di incontrare i due prefetti che seguivano la questione dei rifiuti, Sottile e Decorato, devo dire, dei personaggi particolari, curiosi, insomma. Se uno voleva tracciare, come dire, una sorta di stereotipo, pensatelo poi visto, perché una delle due volte ho incontrato con la delegazione di parlamentari europei, capeggiata da una deputata socialista olandese, di quelli pignore, magari un certo pregiudizio su alcuni aspetti dell'Italia ce lo poteva avere. Ecco, devo dire che quel personaggio, come si esprimevano, come apparivano, suffragava perfettamente quel tipo di immagine. Certo, non il manager, non l'ambientalista, non la persona che fa una domanda, risponde, ti fa un'altra domanda, ti risponde, ti dà la sua versione, ma no.
Oltre a questo, un quadro, almeno per me, difficile da riepilogare, da tracciare, dei costi di tutto questo. Costi di esercizio delle varie discariche, a cominciare da Malagrotta. Costi che non so se qualcuno abbia mai quantificato, della salute dei cittadini, Ponte Galera, con tutto il resto, Montello, Alizzacco, Colleferro, Messalaria, che hanno sicuramente delle situazioni patologiche molto più diffuse che non altrove. Costi certamente con il loro impatto, che non dobbiamo scordare, paesaggistici, e anche costi alla fine di, come dire, rottura di un patto di fiducia tra cittadini, cioè qui i cittadini lì non credevano più a niente, proprio completamente sfiduciati rispetto a quello che poteva essere il compito dell'istituzione o quello che si può chiedere all'istituzione. Ma forse alla fine di tutta questa matassa la cosa che io mi porto più dietro è il labirinto decisionale che non ho mai in 5 anni, ripeto, non sono un esperto, non sono partito come esperto, non sono mai riuscito a decifrare di chi è veramente responsabile per cosa, perché tra comune, provincia, regione, ARPA, ASL, commissario, capire chi doveva fare cose. C'era costantemente una sorta di ministero, clinico, a un certo punto è entrato anche con alcune idee giuste, insomma, gamba tesa, ma poi sembrava che il ministro potesse fare meno di quello che dicesse, e poi comunque sempre anche lui con una certa prudenza, cioè capire qual era la geografia delle responsabilità, chi era incaricato di cosa, ecco, è un quadro che a me parlamentare è sfuggito alla fine nella sua precisione. Quindi diciamo una situazione estremamente complicata e problematica. Poi c'è il diritto europeo, che è un diritto sotto questo profilo, come dire, di progresso, cioè un diritto che mette con una serie di direttive, a cominciare da quella del 99, la 31 del 99, una serie di paletti su come le discariche in teoria dovrebbero essere chiuse, le discariche a cielo aperto, ma devono essere chiuse attraverso un trattamento preventivo del rifiuto prima di essere appunto interrato, in modo da scorporare quanto più possibile i vari materiali. La direttiva che poi ha seguito, l'ultima dell'impatto ambientale, quella del 2011, stiamo parlando di direttive, quella dell'impatto ambientale mai applicata, voglio dire, sulla definizione di queste discariche, per non parlare di quella precedente, quella del 2008, che stabiliva il 65% come obiettivo europeo di raccolta differenziata. Beh, oltre a questo, una serie di procedure, di cose che si possono fare alla Commissione, le petizioni che si possono fare al Parlamento, il ruolo che la Commissione petizione può avere nella mediazione tra gli autori delle petizioni e la Commissione e le autorità locali, il ruolo che i singoli parlamentari europei possono avere, che anch'esso è regolato, cioè le norme non soltanto semplicemente stabiliscono una serie di direttive di riferimento, ma anche una serie di procedure per cercare, come dire, di attivare laddove ce n'è bisogno. Ma rispetto a questo quadro legislativo, normativo, europeo, quello che ho detto prima, cioè il territorio, era l'illegalità. Terzo aspetto erano i cittadini. Cittadini che ho sempre trovato mobilitati nei loro territori di comunità, preparati, organizzati, straordinariamente competenti anche rispetto a quelle che sono una serie di, come dire, falle sulle quali giuridicamente potevano più facilmente attaccarsi. Cioè, devo dire, nella organizzazione della società civile italiana io ho trovato che la difesa del territorio da parte dei comitati dei cittadini che si occupavano di discariche fosse una di quelle tutto sommato più preparate e più organizzate, e devo dire che è stato forse a Bruxelles l'elemento che ha salvato la faccia al nostro paese, perché se da una parte avevamo una situazione istituzionale e reale disastrosa, poi però venivano a parlare, a esprimersi, e anche poi quando siamo andati naturalmente in loco con le delegazioni a confrontarsi, delle comunità di cittadini che insomma facevano capire che erano di fronte a livello. Detto questo,
un po' preoccupato, e forse è inevitabile che fosse così, del proprio orticello. Quanto è stato, non difficile perché non ci siamo proprio riusciti, creare una rete di chi si occupava di Salaria, di chi si occupava con le ferie, di chi si occupava a Latina e via dicendo. Ognuno sostanzialmente, ma posso capire, preoccupato, quelli di Riano, che non si vada a Riano a fare la discarica. Allora mobilitati, picchetti, studi commissionati da loro stessi, via dicendo. Ma la grotta è un'altra parrocchia e via dicendo. Quindi il punto forse più debole però di questo Movimento 5, che credo che con il liberale potremmo studiare, era proprio una sorta di localismo. Cerchiamo di salvare la nostra casa, perché poi la casa era, come dire, la preoccupazione principale, cioè la distruzione del valore immobiliare della casa laddove fosse prossima a una discarica. Ricordiamoci che la direttiva 31, se non sbaglio, proprio quella stabilisce 700 metri la discarica deve essere a distanza dalla casa dispersa, 2 km dal centro abitato. Una volta la grotta o altro era ben altro. Quindi un eccessivo, voglio dire, localismo di questi movimenti, e dall'altra parte, ripeto, una sfiducia strutturale nei confronti dell'istituzione. Abbiamo scritto, abbiamo incontrato, nessuno ci dà retta, sostanzialmente pochi interlocutori affidabili, e quindi difficile, voglio dire, il rapporto sotto questo profilo, perché insomma è così, ora arrivano anche quelli da Bruxelles, figuriamoci cosa possono fare, ne abbiamo già sentite tanto. Allora, il lavoro era sostanzialmente quello di cercare di mettere insieme queste tre dimensioni, la cittadinanza, il diritto e la criticità della situazione. Beh, insomma, noi abbiamo cercato di attivare, non era poi difficile, tutta una serie di strumenti, vuol dire che il primo problema, come dire, era che l'Europa è inerte, nel senso che non è che Bruxelles, se c'è un problema di discarica locale, sempre riesce a intervenire di propria iniziativa. Non ci sono proprio i mezzi, 32.000 dipendenti europei che possono seguire tutte le cose. Per cui se non c'è una sollecitazione che arriva dal basso, meccanismi di tutela europei non riescono ad attivarsi, si fa fatica. Non solo, c'è comunque, e c'era soprattutto, ma c'è anche adesso, con la Commissione Santer, una sorta, come dire, di prudenza a mettersi contro Stati membri o altro, il ruolo degli Stati membri e anche delle grandi amministrazioni locali era sempre tenuto in una certa considerazione, per cui bisognava comunque dare una spinta a questa macchina europea perché intervenisse. Ma non era difficile, ripeto, perché comunque le violazioni rispetto alle norme erano talmente flagranti che una volta evidenziate la macchina, in effetti, che comunque era già anche partita per modo suo, avrebbe fatto il suo percorso. È sempre stato importante curare il rapporto, ripeto, con i cittadini, accoglierli, andare sul posto. Devo dire che sotto questo profilo io sono sempre stato, come dire, molto contento del calore con il quale questi comitati comunque hanno trovato, a mio modo di vedere, in Europa un'interlocuzione non da parte, voglio dire, del deputato di riferimento, che uno può subito sospettare che lo fa per, come dire, ragioni di consenso elettorale o altro, ma hanno trovato, come dire, conforto da parte, insomma, di una struttura di parlamentari di altri paesi, insomma, potevano benissimo lasciar perdere, insomma, fischiarsene o altro. E facendosi forte comunque dei cittadini, senza i quali però sarebbe stato molto più difficile aprire e scardinare certe inerzie europee, per riuscire ad attivare le varie procedure di infrazione che, ma ultimamente c'è stato continuamente, ricordo che ho visto su televisione un dibattito, uno scambio di battute tra Giacchetti e Raggi, Giacchetti dice ah, il PD ha chiuso la grotta con Cover, Raggi dice ma l'abbiamo chiusa noi come opposizione, in realtà l'abbiamo chiusa noi, l'uno nell'altro, se qualcuno l'ha chiusa qui è più i radicali, Massimiliano o altro, perché sono quelli che gli unici hanno lavorato nell'istituzione, l'ha chiusa l'Europa sostanzialmente, non c'era poi l'Europa che si presentava, guardate questo è il conto dell'infrazione, se voi non chiudete,
saremmo andati avanti almeno parzialmente, almeno con un'apertura parziale, voglio dire, una permanenza parziale del sito. Molto importante era anche quello di diffondere, come dire, i dati quanto più possibile, perché, ripeto, questa è una materia che, a parte alcune nicchie ambientaliste, per così dire, quindi assolutamente nobili, è sempre stata trattata mai a livello nazionale con una raccolta molto organica, molto convogliata anche nei confronti dei media o altro, ma creare una, anche semplicemente per il Lazio, una sorta di database delle infrazioni europee e delle illegalità, già quello è stato sicuramente molto importante. Del resto, 30% delle discariche abusive in Italia, Lazio, quindi vuol dire, c'è una criticità enorme. La fiducia dei cittadini alla fine è stata conquistata, perché forse non era nemmeno così difficile, cioè al di là del primo impatto a questi altri che si fanno visti o altro, avere comunque un'istituzione che risponde, semplicemente che risponde a un'istanza, dove tanti appelli, tante lettere, tante petizioni sono rimaste carta morta, lettere stracce rispetto a quello che è stato scritto alla regione, al parlamentare, al sindaco o altro, all'ARPA, avere un'istituzione europea che risponde, che intavola ha creato un rapporto di fiducia. Però, come dire, i risultati alla fine sono stati nel complesso mitigati. Non è che possiamo essere particolarmente soddisfatti come tutta questa vicenda si è evoluta, ma la grotta alla fine dal 2013 è stata chiusa. Deve essere chiusa prima, deve essere chiusa dopo, altro. È comunque l'affermazione di un principio giuridico. È una discarica fuori legge, doveva essere chiusa. Non volevano chiuderla, ripeto, ma siamo arrivati a questo risultato. Ciò non vuol dire che siamo poi arrivati a una gestione virtuosa dei rifiuti. E oggi, a fare la lezione, ancora una volta, abbiamo l'ineffabile avvocato Cerroni, che ho avuto modo di conoscere due volte. Ingegnere. Avvocato. Che è altro personaggio, voglio dire, straordinario, perché è uno che, come dire, anticipa subito la critica. Io monopolista, ma sono bello benefattore principale di Roma, mi ha riempito di opuscoli sulle benemerenze di Malagrotta, che ha salvato Roma dalla monnezza per strada e via dicendo. Tra l'altro, una delle stranezze di questo labirinto, in cui era molto complicato districarsi, era il fatto che quando poi spuntavano siti alternativi, come appunto Riano, guarda caso questo avvocato era proprietario anche di quel sito. E laddove non era proprietario di un sito, penso ad esempio a quello di Corcolle, accanto a Villa Adriana, il sito sì, non era proprietario di Cerroni, però era un sito a 600 metri, se non ricordo male, distanza da un luogo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, come Villa Adriana, per cui insomma gli hanno detto tutti, ma come potete fare una discarica a ridosso di una bellezza come Villa Adriana? Però naturalmente dal punto di vista ambientale non è che le soluzioni sono state trovate. Oggi i rifiuti in buona parte sono trasportati fuori da Roma. Leggo che questo comporta 9 tonnellate di CO ogni mese, 2 milioni di chilometri percorsi dai TIR, il costo ambientale di questa cosa è enorme, non c'è più un problema, voglio dire, per gli abitanti che vivono vicino a Malagrotta, per quanto c'è un'indagine, perché inquina ancora, le falde acquifere sono comunque, Cerroni è stato rinviato a giudizio con una lunga lista di crimini, come associazione a delinquere, disastro ambientale, avvelenamento di acque, cose di questo genere. Vedremo poi appunto tutta la partita. Trovo che oggi in Europa se ne parla da parte della rappresentanza italiana molto meno di rifiuti rispetto
rispetto a quello che avevamo cercato di fare prima. Voglio vedere cosa faranno i 5 Stelle adesso che Raggi. E non è un caso, voglio dire, che la criticità principale della giunta Raggi sia caduta sulla questione, una volta di più, dei rifiuti. Però noi siamo colpevoli, nel senso che noi, voglio dire, come cultura liberal democratica, io trovo, perché devo dirvi che tutto sommato, nonostante qua parlassimo di temi che ci appartengono, non ci dovrebbe appartenere, tutela della salute del cittadino, tutela del paesaggio, la legalità europea, il rapporto tra istituzioni e cittadino, che insomma deve essere diretto nella nostra cultura o altro, questo è un tema che al netto del lavoro dei compagni radicali è stato in buona parte lasciato ad altri, a volte a nessuno, perché non era il Partito Democratico, tantomeno il centrodestra, interlocutore di questa questione. Ma vi potrei raccontare, non c'entra nulla, ma in parte c'entra. In Toscana noi abbiamo avuto un sindaco, quello di Capannori, che ha vinto per 2 anni di seguito 90% di trattamento differenziato, 95%. Aveva fatto una battaglia straordinaria di orgoglio cittadino. Capannori, che è città di 60.000 abitanti, industrie, quindi non è, voglio dire, paesino, una provincia di Lucca. E lui ha sempre cercato di far capire, non a Roma, in Toscana, guardate, quello che faccio io lo si può fare anche altrove. Qui non stiamo parlando, io sto parlando di Malagrotta, poi potremmo parlare di quello di cui ha parlato Gatteschi, cioè di cosa poter fare altrimenti. Non parliamo, voglio dire, delle soluzioni che pure ci sarebbero, naturalmente investendo, e con dei risultati che non arrivano subito, bisogna pianificarle o altro. Comunque, il buon sindaco del Ghingaro, Giorgio del Ghingaro, che è stato uno anche capace di battere il centrodestra, poi ha avuto questi risultati, è uscito dal Partito Democratico lui, perché aveva, rispetto alla sua insistenza di diffondere un modello di buona pratica in Toscana, una resistenza che dava fastidio a molti. E che oggi è sindaco di Viareggio, come era accanto, ma la lista civica, il Partito Democratico, cioè qui voglio dire, tocchiamo una materia politica certamente estremamente calda, e vedremo se l'Europa potrà continuare a esercitare quel ruolo che negli anni scorsi lo ha fatto. Però dicevo che anche noi siamo stati in buona parte responsabili. Io ad esempio ero parlamentare, voi lo sapete, voi lo sanno, dell'Italia dei Valori, partito che era, come dire, più o meno battagliero, sempre pronto a lanciarsi, a cavalcare questioni che riguardavano tutela dei cittadini o altro, ma sulla questione dei rifiuti nessuno mi ha ostacolato, nessuno mi ha dato fastidio, ma non posso dire di aver avuto da parte dei consiglieri regionali che qui non c'erano, o dei parlamentari nazionali di loro non c'erano, un particolare aiuto. A volte anche perché semplicemente si capiva che era troppo complicato, che non sfuggiva sempre chi doveva essere il vero obiettivo, se il prefetto, se Zingaretti, se la Polverini, se il sindaco o altro, e a volte perché da un punto di vista della costruzione del consenso politico, ripeto, la materia è difficile. Tutti quelli che io ho contattato, ho sentito, e con i quali alcuni dei comitati dei cittadini, perché è stata una cosa di articoli, decine di interrogazioni che sono state fatte, eccetera, ma sono tutti poi andati a votare 5 Stelle all'epoca, non si sono rivolte al mondo liberal democratico, o qualcuno magari è andato a votare Tsipras, ecco, ma non questo, perché in effetti da parte nostra forse abbiamo sempre considerato questa materia un po' sporca, proprio letteralmente, rispetto ad altri temi nobili, e invece, e questo concludo, no, perché dei miei 5 anni per spiegare che l'Europa per i cittadini può essere una scelta vincente, perché l'Europa è anche materia di progresso, di norme che tutelano, di norme più avanzate, e il ritardo dell'Italia rispetto all'Europa non è la troica, il debito, altro, c'è anche questo, un'altra materia,
ma è anche proprio la tutela, perché poi tutto questo vale per la caccia in deroga, vale per le emissioni dell'inquinamento, cioè dal punto di vista ambientale l'Europa, devo dire, ha molte lezioni da dare all'Italia. Ecco, era la materia, lo strumento, l'argomento sul quale si poteva vendere un progetto federalista molto più facilmente che non attraverso la retorica, che è sempre stata anche mia, per carità, di Altiero Spinelli, della prospettiva, della Cina, del fatto di essere forti rispetto alla globalizzazione, la nostra storia, la pace e via dicendo, per far capire che l'Europa può essere veramente un progetto concreto laddove ci si mobilita, si è organizzati, si attivano gli strumenti necessari e via dicendo. Cesare diceva prima, i nostri politici chissà se saranno capaci di ascoltare quella che è la buona pratica brasiliana, non lo so. Esperienza, appunto, parlavo di un ottimo sindaco come del Ghingaro, sicuramente un'esperienza significativa dal punto di vista del trattamento che ha ricevuto, però devo dire che l'Italia, come sempre, come cade anche nella questione del finanziamento europeo, è un paese a macchia di leopardo, quello che poi ci fa in certo senso investire, cioè noi abbiamo delle eccellenze anche nel sud, quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, no? Che non bisogna bussare alla porta all'Olanda o alla Germania, a volte basta veramente andare dietro l'angolo e capire come amministrazioni locali riescono ad affrontare questo problema in un modo molto più efficace e moderno rispetto a quello che capita nello stesso contesto politico, burocratico, decisionale o altro. Per certi aspetti può essere un'immagine, come dire, un po' romantica e un po' retorica, però mi ricordo un po' il nostro del Ghingaro, come mi ricordano un po' questa figura, vari esponenti dei comitati cittadini che ho conosciuto, ripeto, da Ferro, la Salaria, Greo o altro, è un po' l'uomo contro tutti, no? L'eroe che si deve muovere contro una selva politica, burocratica, di omertà estremamente complicata, per cui nemmeno l'avvocato quando va e ti spiega come bisogna fare questo, perché appunto il labirinto è molto fitto, ma che per certi aspetti rappresenta una delle manifestazioni più alte di impegno civile oggi.